Doris, uno spazio per riqualificare la periferia mediante l'arte, ma anche il messaggio politico-sociale. Sì, effettivamente con noi ci sono delle 5 ragazzi che formano parte di un collettivo del Venezuela, loro sono la parte grafica di un collettivo che stanno qua con un'iniziativa dell'ambasciata del Venezuela insieme al Comune di Roma per fare diversi murali come queste che possiamo vedere qua in fondo. Loro stanno facendo pure altri murali di iniziativa propria e altre che vogliono fare vedere iniziative come per l'alcol, il pericolo della droga, l'alcol, tutto messo insieme. Quindi sono 5 belli ragazzi, molti bravi, che stanno facendo più bella la città. Sì, infatti possiamo dire che i lavori artistici si dividono su palazzi da riqualificare, ma anche realtà politiche come centri sociali, come può essere ad esempio un edificio della Sapienza in disuso. E appunto dicevamo che il messaggio lascia però anche spazio all'espressione artistica, perché non solo c'è un messaggio appunto contro l'alcolismo, contro il pericolo di guidare sotto l'effetto di stupefacenti, ma i ragazzi sono anche completamente liberi di esprimere la loro creatività. Assolutamente, sono completamente liberi di fare quello che vogliono, hanno proprio uno stile tra di loro orizzontale e ognuno fa quello che sente da fare, sempre con un pensiero molto sociale. Sono con Ronald Diaz, uno degli artisti che compongono il collettivo che si sta occupando di questa rassegna appunto in giro per Roma, rassegna d'arte ma anche di lotta sociale. Ronald, raccontaci un po' l'esperienza da cui provieni. Tu provieni dal Venezuela, fai parte di un collettivo che si occupa di molte cose, tra le quali anche la pittura appunto e l'arte di strada. Prima vez in Italia. Sì, bueno, è la prima vez in Italia e eso, il collettivo al che pertenecemos se llama Túnel Fuerte y nosotros somos la parte gráfica de este colectivo y el nombre es Suroeste Unido. De 6 esta oportunidad vinimos 5 y estamos haciendo el trabajo comunicativo, que es lo que nos gusta hacer, lo que nos piace hacer, dejando este mensaje en las paredes, dejando el mensaje súper importante con esta herramienta de comunicación que manejamos y articulándonos con movimientos de base, con centros sociales, con jóvenes de colectivos que de alguna manera tienen este mismo sueño que tenemos nosotros de transformar y de conseguir una mejor sociedad en el planeta entero. Es un privilegio para nosotros la oportunidad de poder estar aquí brindando un mensaje, ya que mural es una herramienta de comunicación para nosotros. Nosotros pintamos porque tenemos cosas que decir. Y bueno, en esta oportunidad quisimos rescatar un poco valores de la integración latinoamericana, de Latinoamérica como un conjunto de elementos que están despertando con respecto a una realidad política actual. Entonces, plasmamos que lo más importante es afianzar los valores autóctonos y sobre todo, bueno, los más antiguos para poder mantener nuestras raíces. Las personas puedan ver arte sin tener que pagar o tener que ir a algunos sitios. A veces el arte es necesario que esté en las calles para que en tu rutina diaria, lo que estés haciendo, tengas un motivo de por qué ver algo distinto y te regale una sonrisa para poder seguir caminando. Una de las cosas que pensamos principalmente del tipo de expresión que hacemos es cómo hacemos que llegue a los jóvenes, cómo hacemos que los jóvenes la visualicen como una otra forma de expresión, otra cosa que por hacer para poder proyectar lo que sientan, proyectar lo que son, proyectar parte de la identidad. Y en esa forma alejarse un poco de algunas cosas no tan beneficiosas como droga, alcohol y parte de esos, digamos, vicios que pueden conducir a un camino No tan positivo. È anche un messaggio politico, ricordiamo in Italia fare graffiti è illegale. Certamente, è una libertà di espressione, è un diritto umano soprattutto, no? Io penso che è molto importante resaltare la idea che ha tenuto il nostro ambasciatore. È stato lui, insieme al presidente del municipio Terzo de Roma, a portare questi ragazzi. Questi ragazzi è un collettivo che, diciamo, hanno una parte musicale, una parte grafica, una parte politica.
Secondo me loro hanno insegnato in questo poco tempo, perché sono 2 settimane, io ho visto che la gente si ferma, anche la polizia, e los aplaude, perché è un graffiti diverso, è un graffiti che non c'entra con fare qualcosa, sino fare qualcosa che dica qualcosa, che le lascia un messaggio. Noi non abbiamo la verità. No sappiamo qual es la verdad, pero habíamos una experiencia que seguramente nutrirá al pueblo, a mucha gente, porque según me, y humildemente lo digo, es la única esperanza que habíamos. Y noi, si possiamo seminar un poquito, lo facciamo con mucho piacere.